Ammirate il servitore di Radahn! Guardate là, che potenza d'attacco, che potenza, è di livello 10, l'ho dovuto potenziare, ma tanto chi se ne frega, ne ho tantissime. Quindi ragazzi, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi spiego dove trovare questo cavaliere dai capelli rossi Hoga, anche gli occhi rossi perché è molto incazzato. Quindi, innanzitutto, il posto dove cercare è proprio qui, alle catacombe dei caduti in guerra. Quindi, innanzitutto, una volta ucciso Radahn, proseguite sempre più avanti fino ad arrivare in fondo e troverete queste catacombe, ok? Quindi adesso vi spiego anche dove trovare la leva per aprire il portone e sconfiggere il boss. Una volta sconfitto il boss, ci dropperà la sua cenere spirituale del cavaliere, ok? Quindi è molto semplice. Quindi godetevi questa parte e noi ci vediamo direttamente lì a uccidere quel vermone. Eccola, che cominci lo spettacolo. Ho evocato il mio gemello, così facciamo subito subito. Tanto, essendo livello 250, lo faccio subito a pezzi da solo. Madò, quanto odio sto fermone, non si capisce niente. Le sue mosse sono imprevedibili, non riesco a capire che cosa fa poi dopo. E quindi ho usato un po' la magia e niente, ho fatto subito subito. Un po' di fiume di sangue qua e là, e voilà. Ecco la nostra cenere spirituale, Hoga Cavaliere Manto Rosso, più il seme d'oro e più 128.000 rune. E adesso andremo a potenziarlo e a provarlo. Quindi, eccoci qua. Questo è lui, mio figlio di livello 1. E già a livello 1, visto che è molto scarso a livello 1, l'ho potenziato fino a livello 10. Madonna, KO l'ha messo. Quindi vado un attimo alla tavola rotonda, lo potenzio fino a livello 10. Grazie. Ritorniamo lì. Dov'era? Madonna. Eccoci qua. 215 danno ha fatto, sì, di danno con la freccia. Vediamo un po' lo scontro. Niente male, oh. Niente male. È da potenziare e pure da usare nel campo di battaglia. Può bastare, eh? Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, lasciate like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina perché ci saranno moltissimi altri tutorial. Questa scena la adoro, veramente la adoro. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring oppure altri tutorial tech. Fatemi sapere se avete bisogno di qualcos'altro. E quindi vi saluto, ciao!